Ciao a tutti diavoletti, indovinate perché oggi abbiamo queste scarpe. Eh sì, abbiamo proprio queste scarpe veramente molto strane. A me non piacciono queste scarpe male ommesse perché... stiamo per giocare al bowling! Eh sì, tada! Lì ci sono i birilli e oggi faremo una sfida fra me e Vinci. Chi vincerà oggi? Chi vincerà questa sfida? Io, di certo. Che domande sono? Che domande stupide? Guarda, guardate diavoletti, qui c'è scritto Anto che sono io e Vinci che sei tu. Vincerò io. No, vincerò io. Vincerò io? Io. Allora diavoletti, prima di iniziare questa splendida partita, vogliamo chiedervi, secondo voi chi vincerà oggi? Anto o Vinci? Ma commentate, certamente io. Commentate qui sotto. Ok Vinci, devo toccare qui per giocare. Siamo pronti? Ok Vinci, inizio io? Sì, lì c'è scritto proprio che devo iniziare io. Eh sì, sei tu il primo giocatore. Di sicuro non riuscirai a fare strike, di sicuro. Vinci, ora farò cadere tutti quei birilli. Non credo proprio. Li vedi tutti quei birilli? Certo. Li vedi tutti quei birilli? Io adesso farò cadere tutti quei birilli in un solo colpo. Ok. 3, 2, 1... Non hai fatto cadere un bel niente. No, perché non sono caduti tutti i birilli? Perché non sono caduti tutti i birilli? Ok, adesso devo rifare. Perché devo far cadere gli altri birilli che sono rimasti? Non ci riuscirai mai. Inutile che ci provi e provi. Ok, Vinci, adesso farò cadere quei birilli. Guarda, quelli sono i birilli rimasti e li farò cadere tutti. Ma cosa fai? Cosa? Perché la palla è uscita? Aspetta, Anto, fermati. Hai fatto una cosa molto pericolosa. La palla non si lancia in questo modo, sai perché? Alzati subito. Perché la palla non si lancia in quel modo? Ma hai ci ragione? Pensi? La palla poteva cadere proprio sul mio piede. Eh sì, stavi per rompere il pavimento. Vinci, guarda. Adesso tocca a te, guarda, lì c'è scritto proprio Vinci. Ok, tocca a me. Vinci, secondo me non farai strike. Tu non farai strike. Zitto. Ok, diavoletti, Vinci sta per lanciare la palla. Oh, cosa? Vinci? Oh, no. Hai fatto cadere solo un birillo. Adesso devi rifare un'altra volta. Ok, adesso farò cadere tutti quei birilli. Chissà se Vinci riuscirà a far cadere tutti quei birilli. Non ci riuscirà mai perché è una schiappa. Oh! Vinci? Stavi anche per inciampare e poi la palla l'hai lanciata proprio qui. Vinci, hai fatto cadere solo un birillo, ti rendi conto? Perché ridi? Perché è normale, devo ridere per forza perché hai fatto cadere solo un birillo. Qual è il punteggio? Allora, Anto ha fatto cadere 5 birilli e Vinci 2, quindi sto vincendo io. Anto. Ok, aspetta e vedrai. Oh, Vinci, la palla stava per cadere? Non devo far cadere questa palla perché potrebbe finire sul mio piede. Ok, ti aiuto. Queste palle sono molto pesanti. Sì, sono pesantissime le palle del bowling. Eh sì. Ok, tocca a me. Non farei cadere neanche un birillo. Questo lo dici tu? Vai, fai strike. Cosa? Non ridere, tu porti sfortuna. Perché non vai via quando io faccio il tiro? No. Ok, dove sei il palla del bowling? Eccola, magicamente è uscita da qui. Ok, Vinci. Attenzione. 3, 2, 1. Adesso faccio strike. Farò cadere tutti i birilli, vedrai. Sì, nei tuoi sogni. Cosa? No, ma sto ridendo. Vinci, zero birilli. Hai fatto qualche magia? Non lo so. Perché zero non ho fatto cadere nessun birillo? Perché non ho fatto cadere nessun birillo? Tutta colpa tua. Il mio punteggio è rimasto 5 perché non ho fatto cadere nessun birillo. Non ho fatto cadere nessun birillo, tutto per colpa tua, perché eri dietro di me e ridevi. E io non ho fatto cadere nessun birillo. Adesso tocca a me, farò strike, ti supererò. Ok, Vinci, tocca a te. Vai, Vinci. Non farai cadere nulla? Sì, ci sono riuscito. L'ho detto, non farai cadere nulla e non hai fatto cadere nulla.
Dai, palla, esci, così vinci e non farà cadere nessun birillo. Aspetta, vedrai, aspetta, vedrai, strike. Cosa? Cosa? Vinci? No. Come hai fatto? Come hai fatto a far cadere tutti quei birilli? Ma perché quello non è caduto, solamente uno? Ma volevi fare pure strike? Tu hai fatto cadere tutti quei birilli! Adesso il tuo punteggio è 10, guardate diavoletti, vinci 10 e Anto 5? Ancora 5. Sto perdendo, tutto per colpa tua! Adesso tocca di nuovo a te, dai, non tutto è deciso. Sto perdendo. Non piangere, attenzione, hai una palla pesantissima in mano. Hai ragione. Ok. Devo mantenerla bene, se no sì, questa palla potrebbe cadermi anche sul piede. Non puoi piangere. Ok. Dai, diavoletti. Adesso devo superarti, Vinci, perché tu sei a 10, io sono a 5. Non ci riuscirai mai. Non ridere più e non ridere più, vai via. Adesso farà cadere zero birilli. Ancora parli. Adesso okay, mi tappo le orecchie. Silenzio. Faccio le magie. La palla è uscita fuori, non ho fatto cadere nulla. Zero birilli. Basta dire il numero zero. Adesso ci riprovo e faccio strike. Ok. Basta. Adesso faccio strike. La palla è uscita di nuovo, tutto per colpa tua. È divertentissimo. Vediamo il tabellone, dai. Io non voglio più giocare, Vinci. Non voglio più giocare, non mi alzerò mai più, non voglio più giocare. Dai, Ant, è solamente un gioco, stiamo giocando, vieni. No, vieni. Non voglio giocare, dai. Io non voglio giocare, sto perdendo. Hai visto, tutte le volte la palla va sempre fuori. Nulla è deciso. E allora fammi una promessa, se io devo giocare, tu non devi più parlare. Ok, mi muto. Ok, ci tocca a te. Anche se... tu sei a 10 e io sono a 5. Adesso arriverò a 30. Dammi questa palla pesantissima. Adesso arriverò a 30. Guardate quella tabella. Supererò tutto il punteggio. Non devi concentrarti. Cosa? Vinci? Cosa? Stavi per fare strike? Vinci, ti odio. Io ti odio. Stavi per fare strike? Hai lasciato solo un birillo lì. Adesso un altro tentativo, quindi... cadere quell'ultimo birillo. Vinci, diavoletti, Vinci, avete visto cosa ha fatto Vinci? Non mi sto sentendo bene. Adesso Vinci farà cadere quell'ultimo birillo e farà strike. Non farlo, per favore, non farlo. Che carino, è rimasto proprio da solo quel birillo. Merita proprio di cadere. Vinci, riuscirà a far cadere l'ultimo birillo? Secondo voi farà strike? Basterà solamente un po' di concentrazione. Riuscirò a far cadere quell'ultimo birillo? Speriamo. Okay, anzi no, non spero nulla. Ok, Vinci, concentrati. Devi riuscire a far cadere quell'ultimo birillo. Vai, palla gigante e pesantissima. Cosa? Oh, no. Diavoletti? Vinci non ha fatto cadere l'ultimo birillo, quindi non ha fatto strike. Ma, diavoletti, c'è un piccolo problema. Io sto perdendo, guardate, io sto perdendo! Vinci, hai il punteggio di 19 e io sono ancora a 5. Perché devo giocare ancora? Perché devo continuare a giocare se sto perdendo? Sto perdendo! La palla ti sta aspettando. Perché devo continuare a giocare se sto perdendo? Perché è un gioco, dobbiamo solamente divertirci, non importa chi vince o chi perde. Io non mi sto divertendo perché ogni volta che lancio questa palla sembra che tu hai fatto qualche maledizione. Perché io non ho fatto niente. Questa palla va sempre fuori. Fa attenzione alla palla, è veramente pesantissima, vedi? Questa palla potrebbe cadermi su un piede. Attenzione, non pensarlo nemmeno. 3, 2. Adesso la butto lentamente. Ok, vediamo cosa succede. Adesso devo colpire un birillo. Dai. Ho colpito dei birilli, finalmente! Finalmente li ho colpiti! E adesso? Tocca di nuovo a me e farò strike! Oh, ok! Adesso farò cadere quei birilli! Attenzione ai piedi! Hai ragione! Ok, dai, palla! Cosa? Perché di là? Io ti ho lanciato di là e tu hai di là! Buon viaggio, palla! È uscita! Non ho fatto strike, ma c'è una cosa positiva. Ho fatto cadere dei birilli. Ma
No. Non c'è nulla di positivo, non c'è nulla di positivo. Guardate, diavoletti. Anto ha il punteggio di 10 e Vinci ha il punteggio di 19. Dai. Vinci sta continuando a vincere. Oh. Io non voglio continuare a giocare. Dai, Anto, è solamente un gioco. Vieni qui, ridi. Perché devo ridere? Ci stiamo divertendo tantissimo, non credi? No, tu ti stai divertendo perché tu stai vincendo. No, ma a me non diverte vincere. A me diverte giocare e basta, con te? Parole. Vieni. Tocca a te, tocca a te. Ok, attenzione. Per favore, Vinci, questa volta puoi lanciare la palla fuori così non fai nessun punteggio? Anto, dammi questa palla, basta. Dai, Vinci, non puoi barare per me. Ok, Vinci, dai. Vai, per favore, butta questa palla fuori. Butta questa palla qui, non buttarla qui. Buttala qui. Cosa? Dove sta andando la palla? Oh, meno male. Tanto due. Non hai fatto strike, meno male. L'avevo detto io che non facevi strike. Senta. Tocca di nuovo a te. Hai proprio ragione. La mia palla, dov'è? Eccola qui, sta uscendo. Vieni qui. Adesso, secondo voi, diavoletti, Vinci farà cadere quei birilli? Cosa? Mi è caduta. Ti è caduta la palla. Devi fare molta attenzione, devi fare molta attenzione. Dai, Vinci. Dai, fai uscire questa palla. Cosa? Sì, l'ho detto io, l'ho detto io. Ok, vediamo il punteggio, vediamo il punteggio. Anto 10 e Vinci 22. Stai ancora vincendo, stai ancora vincendo. Ma io adesso ti supererò, ti supererò. Ok, vediamo. Ok, prendo la palla del bullying. La devo tenere bene perché potrebbe cadermi sul piede. 3, 2, adesso farò strike e ti supererò. Diavoletti, secondo voi chi vincerà? Anto o Vinci? Yeah. Vinci. Addio. Ma mi porti di nuovo sfortuna? Mi non porti ho detto di nuovo niente sfortuna? Non ho mi detto porti niente. Di nuovo sfortuna? Dove sei? Dai, esci! Magia, dai, esci! Dai, perché non esce? Devo fare un altro turno! Eccola! Vieni qui! Vieni! Eccoci! Ok! Vinci! Oh, oh. Cosa? La palla stava cadendo perché non l'ho presa bene! Ti aiuto? Ok, Vinci! Adesso devo fare strike? Mm-hmm. Yeah. Dai! Cosa? Soltanto uno. Ho fatto cadere soltanto un birillo. Sono così sfortunato oggi. Ok, Vinci, adesso tocca a te. Tu non farai strike invece. Questa la dici tu. Farò cadere tutti quei birilli. Ok. Cosa? No. Un altro turno? Di nuovo? Ma oggi sono proprio fortunato. Diavoletti, vediamo qual è la situazione. Ok. Anto 11 punti e Vinci 22 punti. 10 in più. Quindi significa che tu stai vincendo. Ma adesso tocca a te. Adesso tocca a me. Anto, non puoi piangere, devi stare molto attento. La palla è molto pesante. Tienila bene. Vinci? Oh, no. Stava per cadere. Ok. Devo mantenerla bene, devo mantenerla bene. Io. Tanto sto perdendo. Perché devo tirare ancora? Perché devo tirare ancora se sto perdendo? L'importante è giocare, non è vincere. Lo capisci oppure no? Vediamo. Vediamo cosa succede. Ho fatto cadere sempre solo un birillo. Sempre solo un birillo. Dai, Anto, riprenditi. È solamente un gioco. Ci stiamo divertendo. Sorridi. Ecco, adesso va meglio. Ok. Vinci, ho fatto cadere solo un birillo, sono una schiappa. Questo è il tuo secondo tentativo, tutto può cambiare con un secondo tentativo. Speriamo che faccia un try. Ok, attenzione. Sì, non ti preoccupare, dici sempre questo. Non so giocare molto bene al pugni. Basta piangere, adesso giochiamo e basta. Ok, vado, Vinci, faccio questo turno. Ok. Vinci! Vinci, mi è caduta la palla del bowling sul piede. Ah, non sei stato per niente attento. Aia, vediamo cosa mi sono fatto. Vinci, mi sta uscendo il sangue. Il proprio sangue. Aia, mi sta uscendo il sangue dal piede, diavoletti. Sto anche vomitando perché la botta è stata troppo forte e mi fa male tutta la testa.
Non ce la faccio più. Sto vomitando in questa busta. Sto vomitando in questa busta. Sto vomitando in questa busta. Non ce la faccio più, diavoletti. Non mi sento molto bene. Guardate il mio piede. È tutto fasciato. Tutto? Per quella palla. Tutto per la palla del bowling. Vinci. Ma adesso quando tornerò ad usare di nuovo il mio piede? Mi fa male tutta la testa. Mi fa male tutto il piede e non riesco neanche a muoverlo. Come faccio adesso? Come farò? Oh no! Oh, oh, mi sta venendo di nuovo di vomitare. Dov'è la busta? Non ce la faccio più. Mi fa male tutta la testa, sto vomitando. E guardate il mio piede. Mi sta venendo da piangere, mi sta venendo da piangere. Adesso scriverò un nome sul tuo piede. Un nome sul mio piede. Proprio qui. Cosa stai scrivendo? Vinci con un cuoricino. Così guarirai molto più in fretta. Vinci, ma non devi scrivere solo Vinci. Cos'altro dovrei? Vinci, il nome del nostro cagnolino che ci sta sempre accanto. Oh. Hop. Ok, diavoletti. Adesso facciamo una cosa, una bellissima cosa. Per tutti questi giorni scriveremo i vostri nomi su questa fascia. Eh sì, scriveremo i vostri nomi su questa fascia, così può essere che guarisco più in fretta. Adesso non parlare troppo, devi riposare. Riposa, riposa. Aspetta, commentate tutti quanti qui sotto con il vostro nome, così magari Vinci vi nota e scriverà il vostro nome sulla fascia. Buona fortuna.